Ciao a tutti, io sono Creo e vi do il benvenuto a questo nuovo video su un CD demo sempre per PlayStation 1. Sto parlando del disco Eurodemo Classic Special. Qua potete vedere la lista delle demo, anche se ce ne sono una o due che sono una presa per i fondelli, uno tra i quali è Air Combat, che praticamente è un video e basta. Adesso vi faccio vedere, anche perché qua ti prende per i fondelli e ti dice per quittare premi Start e Select, ma in realtà non è un gioco, quindi non capisco. Boh, per quittare da questo gioco premi Start e Select, ma non è un gioco perché non ti fa far nulla. Ci fa vedere questo video che vi lascio così tanto per, sperando che non infranga copyright e balle varie. Ho abbassato troppo il volume delle cuffie, ok, così. E mi sarebbe piaciuto giocare il primo Air Combat, perché a me non è che sono bravissimo, però piacciono questi giochi. Però c'è solo questo video introduttivo. E poi dopo ci fa vedere il logo e con il copyright sotto, ma non puoi far nulla. Mi farò anche sentire che schiaccio tutti i tasti del mondo, ma ciò non fa cambiare nulla. Ho provato anche su altri due emulatori, fa la stessa cosa. Quindi suppongo che sia proprio una demo dove vi fa vedere solo il video, l'intro del gioco. E basta. Tra l'altro io posso vedere dall'emulatore che questo video è a 15 frame. Anche se a me non sembra che sia così basso. Ecco, adesso ci fa vedere questo logo. Schermata nera da qualche secondo. Qualche secondo, porca trota. Ok, parte questo chiamiamolo menu, che va a 50 frames su 50, visto che è un disco europeo. Però io posso schiacciare start, x, cerchio, quadrato, triangolo, r1, r2, gli analogici, start, select, niente, non fa niente, rimane qua e bon, va in loop le nuvole e basta. Quindi direi di tornare al selezione demo come ho fatto e andiamo avanti con Battle Arena Toshiden, che è un picchiaduro. Ok, anche questo ci prende per i fondellini, ci dice per tornare al menu demo resetta la tua console, ma ci basterà schiacciare Start Select. Non so il perché di sta cosa. Sony Computer Entertainment Europe presenta. Allora, facciamo 1P Game e selezioniamo, prima vi faccio vedere i personaggi. Allora c'è Eiji, Fo e Ellis. Io seleziono lei. Comunque è stra difficile sto gioco. Veramente, adesso vedrete, io avevo fatto la prova per vedere che funzionasse, non si glitchasse. Ma lui inizia poi a farmi una mossa con sta spada qua. Come si salta? Ok. Ecco. Niente, è impossibile avvicinarsi a sto pirletta. E Kugurugu. Dai, gli ha dato il culo. No, veramente, gli dà il culo. Dai. È difficilissimo. Guardate lì come mi ha battuto, io non so che difficoltà è settato. È veramente difficile. Game over in 2 secondi durata. Allora, perché opzioni non posso andare. 1P game. Oh, selezioniamo Eiji. Porca miseria, voglio vedere. Ah, contro Ellis. Dai, facciamo il contrario, ma adesso vedrete che la CPU riuscirà a battermi lo stesso. Ecco. Oh, non si sa come. Oh, non posso far niente. Oh, l'ho colpita una volta con la spadata lì. Lui è fortissimo, fa un botto di danno. Vede, ma doi, fa delle combo. Doi, niente. Non hai veramente il tempo di far nulla. Ah, ma c'ho ancora vita? Ah, no. Brava. I never give up. È difficilissimo, io non so quello completo perché non l'ho mai avuto. Proviamo ancora Fo.
Peccato che gli altri non ci fa vedere neanche come si chiamano. Ah, di nuovo contro Alice. Vediamo il vecchietto qua con i barbisotli cosa fa. L'ho colpita due volte. Ecco, però adesso non riesco più a fare un cazzo. Ma l'analogico non va. Questo gioco... Dai, picchiala un po'. Beh, ciò tu. Guardala, guardala, guardala lì fra tutte le mosse. Niente, ho di nuovo morto. Scusatemi tanto se non ho vinta nessuna, ma è veramente stradifficile. Ah, l'isola di Pasqua mi sa sta roba. E niente, il gioco diceva resetta, io faccio start select. Ed eccoci che torniamo a selezione demo. Adesso vedrete un attimo il menu. Ok, eccolo qua. Allora, Destruction Derby, un ottimo gioco. Io lo posseggo completo. È stato uno dei primi giochi, forse, di macchine che ho avuto, assieme a Colin McRae Rally 2.0. Ed è veramente una figata assurda. Poi io ho sempre amato, forse l'ho già detto in qualche video, la distruzione delle macchine, i danni, quelle robe lì. Sto qua era veramente avanti. Adesso la demo non so se ci fa fare direttamente l'arena o una gara, perché nel gioco completo ci sono sia le arene d'extraction che le gare normali, che lì le regole sono il primo che arriva primo vince. Ovviamente c'erano anche i danni, devi fare attenzione a non spaccare troppo la macchina, però. Vediamo un po', mi sa l'arena. Questo qua avrà l'analogico. Non mi ricordo se ha l'analog, devo andare con le freccette. Ed è abbastanza difficile, eh? Però per ora la mia macchina è ancora abbastanza intera. Ma lapide anche quello lì. Qua però conveniva fare come in quasi tutti i giochi di Extraction, non andare a sbattere contro l'arena, ma girare un po' per i cazzi propri. Ah, tra l'altro la demo è a tempo, abbiamo 59 secondi. Comunque dicevo, conviene girare un po' per cacchi nostri e all'ultimo dare contro gli altri, se no rischiamo che ci fanno fuori subito. Tipo adesso qua sono mezzo chiuso. Comunque, come potete vedere, guardate lì i danni della macchina. Era veramente una roba assurda all'epoca. Voilà. Bam! Come l'ho mancato? Ma l'ha trapassato, dai, è buggato. Vediamo un po'. Non capisco se quello lì sotto è il timer della demo o dell'arena, della gara qua. No, mi sono distrutto da solo. Come vi dicevo, conviene girare in tondo, aspettare che gli altri si distruggano, ma mi sa che tanto allo scadere del timer la demo si sarebbe resettata. No regole. Ma sto qua è il mio replay. Peccato che non c'è nessuna musichetta. No limiti. Che traduttore che sono. Poi no fermate, non lo so quello. Credo che siano di non fermarsi, credo. Destruction Derby. Voilà. Peccato, senza musica né nulla. Solo con la mia voce che rompe il ca. Ma doi. Comunque vi consiglio veramente un casino sto gioco, se lo trovate a poco recuperatelo perché ne vale veramente la pena. Poi prima o poi magari farò uno speciale dove vi porto quello completo. Veramente un bellissimo gioco. Allora, Rid Racer. Qua sarebbe stato carino poter sparare e fare le cose, ma è finto.
Mamma mia. Anche da piccolo mi ricordo che ci rimasi proprio di M. Perché io speravo di poter sparare durante i caricamenti, invece niente. Allora, questo dovrebbe essere la prima volta che lo porto, se non sbaglio. Ho portato una versione o più avanzata per Play 1 o una per Play 2, un po' di tempo fa, dove vi dicevo che non era proprio il mio genere di gioco. E forse questo, l'altro gioco fregatura, è proprio sto qua. Perché mi sembra che anche questo ci fa vedere solo sto video qua delle scatole e basta, perché se io premo i tasti, come potete sentire, anche se niente, non posso fare niente più che vedere sto gameplay senza audio e basta. Purtroppo è così. Una fregatura colossale. Difatti nell'anteprima non metterò né questo e nel gioco dei aerei come gioco provato, perché sono praticamente dei video dove non faccio niente e direi anche di saltarlo, perché ok. Allora, Tekken, anche qua è un video, però sto qua almeno c'ha l'audio, eccolo Round 1. lì, si vede, qua si vede benissimo che è un video. Ecco, forse le due demo là hanno preferito farlo così, perché almeno non dovevo comprimere troppo la qualità video come questo, che si vede veramente male. KO. Questo qua è un bel gioco, ce l'ho originale senza la scatola, c'è solo il disco. Sia il primo che il secondo è così. Il primo avevo anche uno scatolato, come già che si chiamava? In formato Value Series, ma poi l'ho poi venduto su eBay, che uno mi ha dato 50 euro, cioè mi ha offerto quello, allora gliel'ho venduto. Quello lì era in condizioni veramente immacolate, quasi nuove, la scatola manco un graffio ci aveva. Peccato che non era la prima edizione, se no mi avrebbe dato di più, però meglio di niente. Il video si è bloccato. Ok, sono riuscito a tornare al menu. Wipeout. Ecco, questo è un genere di gioco che proprio per me non ha mai fatto impazzire, difatti non ne ho mai comprati. Meno male che ho provato le demo all'epoca. Ne ho giusto avuto forse uno per PSP, anche di Wipeout, ma così per caso, perché l'avevo trovato nulla, ho detto ma dai, rivalutiamolo. Invece niente, qua da quello che mi ricordo quando ho fatto la prova, il caricamento è abbastanza lungo. E pensavo già, no, non va. Adesso devo svarionare, provare 50.000 cose e poi arrendermi. Invece, eccoci qua. Go! Cos'è? Sempre una demo della Play 2 che avevo portato sto gioco? O forse era della Play 1? Non mi ricordo più. Vabbè, se l'ho già portato, amen, lo riporto. Adesso l'ho avviato. Ma forse era uno della Play 1. Però non so più che capitolo. Voilà. Quello lì l'ho preso, il coso lì, ma non mi ha dato il turbo né nulla. Ah, perché siamo già manetta, mi sa. Aia, però quella versione che avevo provato io mi sembra che ci faceva vedere i chilometri orari. Invece questo qua no. E poi qua non è a checkpoint. Allora, giro 1 di 1, siamo settimi. Vediamo un po'. Ma non so se riesco a recuperare gli altri. Dove cazzo sono? Ah, forse ne vedo uno. No, non è vero. E che cacchio era quello là che volava? Là, dai, non sbattere. Più che a me non mi ha mai detto nulla. Lo trovo, boh, abbastanza noioso come gioco di guida. Non so voi, fatemi sapere nei commenti, poi ognuno c'ha i gusti che ha, eh. Non dico che sia un brutto gioco, ma non fa per me. Cioè, un gioco, non dico che sia fatto male o cosa, eh. Proprio per gusti. Perché oramai uno deve sempre mettere i puntini sulle i, che chiunque, se tocchi il suo gioco preferito, è quasi peggio che gli avessi toccato la madre. No, veramente.
Se fate un giro sui social è così, quando uno dice ma guarda a me sto gioco non è piaciuto, gusti miei, perché quello o quell'altro, mamma mia si incazzano. Dai, non mi dite che non è vero. Allora, settimi, e mi sa che finiamo settimi. Eh sì. Sì, però non vale, ci ha fatto partire già indietrissimo. 1 minuto e 49. Adesso qua cosa ci fa rivedere la pista? Ma direi che abbiamo già visto abbastanza. Sto qua è quello che a me, almeno su questo emulatore, prima non andava. Forse va stavolta. No. No, è paccato, ma io adesso cambio emulatore, ce l'ho già pronto. Ed eccoci qua sull'altro emulatore. E qua sopra funziona regolarmente, invece su DuckStation no. Sto qua, l'emulatore che sto usando adesso è EPSX e come potete vedere funziona. Allora, Start Game. Questo qua è Alien Trilogy. Mai giocato. A parte, vabbè, la demo, però. Completo non l'ho mai giocato. Assomiglia molto a Doom, Wolfenstein. Vaffan bagno, Duke Nukem 3D, forse più Duke Nukem, ma dai, muori. Bastardissimo. Più che altro la mano assomiglia molto a quella di del Duca. E qua, sta qua non si apre. Prendi andare su per le scale qua. Ma io se sparo i barili si spaccano? No, sono invincibili. Come ricarico tra l'altro? Non si sa. Allora, niente, non posso ricaricare. Boo. Allora, sali gli scalini. Ah, va l'analogico, ma è veramente una merda. No, è meglio le frecce. Allora, qua il fumo dopo un po' dovrebbe andare via. Ho detto il fumo, ma fa un bagno, io passo così. Passo di lì e me ne frego del fumo. Bastardo sto robo, va a cagare. Allora qua, visto che va via, adesso aspettiamo che va via il fumo. No, c'è il robetto lì che rompe le balle, l'ho beccato lo stesso il fumo anche adesso. Abbiamo solo più 4 proiettili. Bene. Allora lì, le pazienza. Passiamo così. Andiamo giù di qua. C'è qualcuno. Ma non sembra. Sento tipo un rumore strano. Anche adesso sento. Ah, ma abbiamo il radar. Mi sa che ci abbiamo l'alien dietro. Adesso non c'è più. Io comunque sto andando a caso, eh. Ma non doveva essere malvagio come gioco, eh. Vediamo qua se si apre sta porta. Porca Okan, no, no, due alien, due. Abbiamo un proiettile. Ah, sì, ciao, buonanotte, buonasera, come faccio? Meno male che è buggato, che anche se abbiamo solo più un proiettile possiamo sparare lo stesso, ma io la vedo dura. Qua adesso mi uccidono. Ah, con questo gioco qua deve essere bello e godibile. Su PC, niente, quello Play 1 l'ho giocato fino lì e poi mi hanno ucciso come un balengo, ma non potevo fare altro. Adesso ripasso su DuckStation. Allora, dopo Alien Trilogy facciamo Fade to Black. Allora, vediamo un po' cos'è sta roba. C'è un tizio lì proprio fierissimo. Ah, uno spara tutto. E comandi tipo per sparare come sparo. Così faccio così. Ok. Con quadrato. No, con che tasto? Quadrato. Ah, quadrato andiamo in prima persona e spariamo. Qua c'è qualcosa. Allora lì c'è il robottino col cappello. C'è un allarme. Come apro le porte, scusa? Non le apro, mi sa. Orco Kanxe. Va l'analogico. No, con sto gioco qua non va. C'è un messaggio, come apro il messaggio. Ah, posso salvare. Ma veramente, funziona.
Ah, è un salvataggio temporaneo. Nella versione completa salverai nella memory card. Ma se io faccio load, cioè veramente? Ah già, veramente. Lo facciamo così, andiamo indietro. E il messaggio come lo leggo, scusa? Sto schiacciando un po' tutto. Così spengo la luce con select. Boh, non so me... Non so come si leggono i messaggi, non so come si aprono le porte. Prima di andare qua. Ma sono tutte rosse, mi sa. Forse in prima persona posso leggere i messaggi con qualche tasto? No. Boh. Con A corriamo. E con A, con X. Porca miseria. Questo qua? Boh. Aspetta. Ma è aperta la porta se sono lì sopra? Ah no, l'ho aperta. Cristina D'Avena, ma è difficile, eh? Correrti dritti con sto... Ma dove è ubriaco? Allora... Stai lì così? Quindi io devo correre dritto, dritto, dritto. Dai! No, dindo, porco! Sì, ma è difficile, io sto schiacciando bene i tasti, ma... Non va dritto, ubriaco. Vai! Ah, ma no, proprio si chiude appena passo qua, vaffanculo allora. Invece queste qua si aprono anche. No, non si aprono. E che cazzo? Ah, forse ho capito. Io vado qua e sparo il pannello. Credo, non lo so. Ma sparo al pannello, ma non lo posso inquadrare. Tolto... no, cosa fa? Cosa fai? Non è l'ora, non è l'ora. E come faccio a sparare al pannello? Qua, così? Non lo becca, eh. E quindi, che cazzo devo fare? Noi siamo arrivati da qua. Ah no, forse siamo arrivati da qua. Questa qua si apre, sono automatiche. Sta qua si apre, qua cosa c'è? Niente. Ah, c'è un gabinetto se vuoi. Beh, nel gabinetto ti ho detto. Ma è buio, non capisco. Le altre sulla mappa si vede che... Vai, corri. Tanto io adesso appena arrivo davanti e si chiude. Come se ci fosse un sensore. Però non posso... Non posso alzare la visuale. Più di così. Come premo giù o su. Se premo su lui va avanti. Se premo giù lui fa la cacca. E che cazzo devo fare? Sta qua, vedete, non si apre. Boh. Ma io veramente... Ah, forse aspetta. Provo ancora a fare sta cosa, poi cambiamo gioco, se no. Allora, io vado qua. Gira sto qua. Se io metto il coso lì per sparare, sparo giù. Boh, no. Pensavo funzionasse. Perché non è a tempo, eh. Ah sì, è a tempo. Ma scusa. Allora. Ah già, non ho la retro. Sto personaggio non è capace di andare in retro. Corri. Corri, corri laggiù. Puppuru. E tanto, si chiude. Ma va a cagare allora. Direi che con questo... Girati. Che con questa faccia qua andiamo a cambiare demo, non si vede più la faccia. Ecco, con questa faccia triste. Mi dispiace, ma non capisco cosa devo fare.
Allora, facciamo quit. Yes. Veramente non so cosa bisogna fare. Fatemi sapere nei commenti se sapete, ma mi dispiace di non essere andato avanti, però non voglio perdere 3 ore e non so quanto tempo sopra una demo perché non si capisce cosa si deve fare. Ah, dai, che bello sto qua. Game over. Fade to black. E non sembra malvagio, però un po' macchinoso, po' di immagini. Ah, doi quanti nemici. Quello lì è il più bello. Ah, c'è pure della gente amica. Sembra interessante come gioco. Ok, Fade to Black, 13 differenti livelli, full speak, English, French and German. Ecco, vaffanculo l'italiano, ficcatevelo lì. E adesso, come ultimo gioco, il mitico Rayman. Questo qua è bellissimo, un bel platform. E se non lo conoscete siete dei cattivi bimbi, veramente. Cattive persone, perché sto qua. Gioco famosissimo, anche abbastanza difficile il primo, anzi è difficile. Creato da Ubisoft. E se non sbaglio c'è pure la remastered di sto qua, che dovrebbe essere Rayman Origins, se non sbaglio. The Dream Forest. Ah, Bandland. Ah, ma ci sono tanti livelli, eh. Sta demo, Blue Mountain e Picture City. Bello. Ma io farei il primo livello. Poi se ci ricapiterà mai sta demo in qualche disco, proverò il secondo e così via. Dai, facciamo così. Anche perché gli ultimi video dei dischi demo sono durati quasi un'ora. E ne volevo ancora portare uno e quindi sto qua lo devo fare unico. Allora là c'è sta roba, lì c'è quello. Devo capire un po' i tasti, eh. Ah, mi piglia per il culo. Ok, ho preso il coso lì e gli ho dato il vestito. Ok, Tarzan give a Rayman a magic seed, che sarebbe un seme. E che cazzo me ne faccio del seme? Come lo uso? Chi lo sa? Però forse mi devo attaccare lassù, no? Come demo time over? Facciamo il secondo livello, allora. Boh, il primo non ho capito che cacchio lì. Essendo che non ci gioco da 3000 anni, non mi ricordo dove devo mettermi quel seme, se non Super Hill. Però la demo dura proprio veramente poco, generosa nei livelli, almeno spero che siano selezionabili, lo sono. Però veramente mezzo minuto ti lascia, un minuto. Ah, lì c'è il grillo parlante. Ok. Oh, almeno sto qua. So cosa devo fare, devo andare avanti. E quello lì cattivo? Oh! Era bello sto livello, che musicale. Di qua? E come faccio quello lì? A evitarlo? Ah, un minuto ci manca. Quella ci dà 2 minuti di tempo. Ah, forse ho capito, vado così. Ho capito. E vaffanculo. Così. Quando c'è quello mi devo abbassare. Che culo che lì non mi ha toccato, ma mi sa che non riusciamo a finire neanche il livello. E qua non possono.
Bianco. Dai, ma perché torna indietro? Ok. Dai, ma perché va, fa il bastardo? Ah, ho capito. Così. E ho saltato il mondo. Voilà. Oh, ci sto prendendo la mano, ma adesso mi sa che finisce la demo. Come lo sapessi. Ma allora facciamo così, dai. Proviamola tutta e... visto che durano 2 minuti a pezzo, io penso che ti facesse far tutto il livello, invece così non è, hai 2 minuti, non hai neanche il tempo di capire i tasti, che è già finita la demo. Cattiva Ubisoft, stavo per fargli i complimenti prima, che c'aveva tanti livelli a disposizione, e invece niente. E poi magari c'è un modo con gli emulatori di bloccare il timer, può darsi, sparo cagate, però... secondo me c'è un modo, come anche la demo di Resident Evil 2 che ha il timer. Secondo me c'è un modo per far sì che non venga fuori o che sia buggato. Ah, 1 minuto, buono, sto qua ci abbiamo 1 minuto di tempo per morire. Adoi. Abbiamo 1 minuto di tempo, le nuvole sono a te, Dindu, eccolo lì. Porca trota. Dai. Ora, i bastardi mi hanno quasi ucciso. Allora, piano. Ok, adesso ho preso le pastiglie qua. E quello lì mi ha vaffanculo toccato. Però forse si resetta ogni inizio livello il tempo. Dai. Adesso 2 vite. Cazzo, stavo per cadere. Gaute, da lì, dai. No, non dovevo saltare. Ah, c'era un altro. Madosca. Ho finito le vite. Scusatemi tanto, ma... non sono preparato, arai. Manfanculo. Ah, posso fare l'elicottero. Che detta così è un po' brutta. Allora noi facciamo così, aspettiamo che quello la salta. Dai, che sono andato più avanti. Non ci credo. Spacchiamo la... porca cazzo. Rola. E vanno lì che tumbano le punte. Porca miseria. Game over. Come avete capito, non sono molto bravo a Rime. Adesso proviamo l'ultimo livello a disposizione per il minuto che ci lascia. E poi finito tutto quanto. Allora qua saltiamo, che ci fa perdere minuti preziosi. Allora andiamo su. Era sto qua. Eraser Plains. Anche su qua abbiamo 1 minuto. Oh, la Mona Lisa. Mi ricordavo col naso più piccolo, però. Sì, anche qua. Allora, e vaffanculo, io che cazzo ne sapevo che quella roba lì mi faceva saltare. Sali su, come faccio? Ah, devo schiacciare tante volte X e l'elicottero sale. Ok, qua ho preso ste robe. Ah, qua mi sa che devo andare su, se no cadiamo. Vaffanculo alle punte maledette. No, dai, la miseria. È veramente bastardo, non lo ricordavo, ma non così tanto. Qua sopra ho visto che c'è una P di Pichu. Ecco, c'è una vita in più. Che adesso ho perso. Allora, andiamo qua, così. Piglia quelle due. Mi ricordavo che era stronzo, sto gioco, ma non così bastardo. Poi vabbè, sono anch'io che sono fuori allenamento, eh. Vai giù piano, così. Dove devo andare? Ah, devo andare qua. Che culo. Allora, ho aperto. Cosa ho fatto? Allora, lì un'altra P. Ah, niente. Oh, c'è una scopa che mi vuole scopare. No, cos'era? E adesso che ho salvato sti babbei.
Ah, c'è un altro lì che mi spara. Ed è finita la demo sul più bello. E io direi anche di finire il video qua. Mi scuso se questo è un video, se dove cazzo è Ridge Racer anche, questo anche. E se Boko Rayman ho fatto non cagare di più, però è così. E io vi ringrazio per aver guardato anche questo video su Eurodemo Classic Special e un saluto da Crio al prossimo video. Ciao ciao!